ascritto agli organismi di mediazione è un conto. Diversamente occorre la presenza di un funzionario della banca. Guardi, io ho un quarto d'ora. Ne risparmiamo un quarto d'ora, adesso leggo e poi dopo un quarto d'ora, mi scusi, mi dai il verbale negativo perché io devo andare. Se lei vuole andare, può andare, si sottrae al procedimento di mediazione, nel frattempo noi faremo un casino, urla, grida, schiamazzi tra avvocati, poi di fatto, tra avvocati tre, perché un avvocato era il mediatore e due avvocati, un grande casino, l'avvocato aveva lo studio di Milano qualche civico dopo la nostra precedente sede e quindi esce nel giro di un quarto d'ora, è arrivato nel proprio ufficio, manda una pecca al ministero segnalando l'operato dell'organismo che ha negato il rilascio di un verbale negativo, obbligando le parti a presenziare e costringendolo conseguentemente ad andarsene. Peccato che l'avvio della procedura alle 14, alle 14:32 minuti era già arrivata la pecca al ministero e forse il nostro mediatore non era arrivato neanche alla pagina 15 della lettura di questa. Alle 17:30 si conclude la mediazione con un verbale. Siccome nell'incontro di programmazione aveva paventato l'avvio unilaterale il mediatore, cosa che vedremo nella seconda parte è possibile, la banca era terrorizzata dal fatto che potesse esserci l'avvio unilaterale, pertanto una valanga di argomentazioni per delegittimare l'avvio unilaterale. Argomentazioni che sono frutto di che cosa? O della consapevole falsità di ciò che viene scritto o dell'assoluta ignoranza rispetto alla procedura, nel senso che potendosi fare o scrivi che non si può fare perché non lo sai, o scrivi che non si può fare perché sai che non si può fare ma ci provi, cioè sai che si può fare ma ci provi a scrivere che non si può fare. Delle due. Detto questo, il ministero mi scrive per dirmi innanzitutto di produrre il verbale. Produco il verbale nel quale peraltro era stato fatto un verbale negativo, fortunatamente. Nel senso, no, dico fortunatamente perché avremmo voluto fare tranquillamente l'avvio unilaterale perché c'è stato l'abbandono da parte della banca. Però nel caso di specie non c'era neanche da giustificare questo, c'era anche un caso più semplice. L'avvocato aveva contestato il fatto che il nostro mediatore, nelle premesse del verbale, avesse indicato il mediatore, nello svolgere una funzione informativa, comunica alle parti quanto segue, due punti, e nel verbale ci sono indicati i crediti d'imposta, le caratteristiche della procedura, che ha firmato la dichiarazione di parzialità e che, esistendo il rapporto banca correntista, due o tre richiami giurisprudenziali alla recente giurisprudenza in materia di partecipazione alla mediazione tra banche e correntisti. L'avvocato non voleva che lui verbalizzasse questi richiami giurisprudenziali. Il ministero mi dice che cosa è successo. Io, come responsabile dell'organismo, non ho preso la difesa del mediatore, ho guardato la situazione e ho detto al ministero: caro magistrato, dottoressa Adele Verde, che è il magistrato che si occupa di queste storie. Di cosa stiamo parlando? Io non sono in mediazione e sono il responsabile dell'organismo e pretendo che il mediatore svolga l'incontro di programmazione senza vanificare gli obblighi informativi che la norma gli impone. L'unico modo che io ho per verificare che lui lo abbia fatto è che sia scritto in un verbale, poi firmato dalle parti, come dichiarazione del mediatore. Non è che le parti abbiano né condiviso né accettato, hanno preso atto di quello che lui ha detto, poi lo possono anche non condividere, però hanno preso atto di ciò che lui ha detto. Questo è l'unico modo, richiamando analogicamente il consenso informato del medico, con cui io, responsabile dell'organismo, posso avere la verifica campione che i miei mediatori svolgono la funzione. E il mediatore, che è responsabile, ha una responsabilità professionale per lo svolgimento di questa fase, può dimostrare di averla fatta veramente. Potrà mai essere che la volontà di una parte che intende fuggire dal procedimento di mediazione possa vanificare tutte queste attività fatte a tutela dei vari professionisti nell'ambito? La risposta è: va bene così, grazie. Cioè, l'ennesimo tentativo di delegittimare il procedimento di mediazione. A dimostrazione però che nei verbali si può verbalizzare tutto quello che le parti intendono dichiarare e che il soggetto che dice io dichiaro questo, dopodiché chi firma non firma accettando o riconoscendo, firma prendendo atto di questo detto. Chiaro è che nel momento in cui, come mi è capitato, un avvocato si è rifiutato di fare le sessioni separate
in presenza della cliente, cioè non che io volessi, come diceva Elisa prima, fare la separata col proprio cliente, circostanza del tutto naturale per chi conosce la procedura, e quindi lui aveva qualche resistenza sul fatto che la cliente potesse essere nella separata senza di me, lì avrei, senza di lui, lì avrei potuto anche, come dire, tenere in considerazione e trovare una soluzione diversa e magari evitare di farlo, non avrei forzato. Fare le separate con l'avvocato e cliente, dice no, guardi, lei faccia quello che vuole, lei faccia le separate con la controparte, con me no, ho risolto il problema, siccome noi facciamo le separate in stanze diverse, ho preso la controparte, l'ho portata in un'altra stanza e poi ritornato da lui, e chiaramente era una separata con lui, chiaramente, no? Però l'ho lasciato lì nella stanza della congiunta e quindi... E non era una separata? No, perché era una stanza della congiunta, basta conoscere il procedimento di mediazione. Ma il tema qual è? Nel verbale io mediatore ho verbalizzato che non mi era stato possibile svolgere le separate e che questo, dal mio punto di vista, rappresentava un sostanziale non svolgimento della procedura di mediazione, chiusasi senza accordo, e io dovevo giustificare al giudice che andava a leggere la procedura che io la mediazione non l'ho fatta. Loro hanno pagato e io la mediazione non l'ho fatta, perché mi è stato privato il diritto di fare la mediazione. Lui si è rifiutato e io non l'ho potuto forzare. Però nel verbale c'è scritto, il mediatore dichiara che nonostante sotto il profilo procedurale la mediazione sia stata regolarmente esperita, nella sostanza, non avendo potuto effettuare le sessioni separate, la mediazione non è stata svolta. Perché un conto è la mediazione secondo gli esperti in tecniche di comunicazione e negoziazione e un conto è la mediazione secondo la procedura. Gli esperti in tecniche di comunicazione e negoziazione affermano che una mediazione fallita senza le sessioni separate non è mai stata esperita. Una mediazione fallita senza le sessioni separate non è mai stata esperita, perché la vera analisi delle risorse che possono essere messe sul tavolo per individuare soluzioni conciliative si fa le separate, perché le parti e le congiunte non si allontaneranno da quanto hanno scritto, e questa è una dinamica negoziale del tutto naturale. Io ho dovuto dire che quella mediazione si vedeva negativa, è vera, ma che di fatto io non l'avevo fatta, nonostante non essere profumatamente pagato, perché parliamo anche di una divisione patrimoniale di abbastanza importante, non esageratamente, 800-900 mila euro, cioè importante, due appartamenti, però dire che quella mediazione era stata esperita io non potevo dirlo, perché sotto il profilo della mia dell'ambiente professionale io mi sono sentito di avere di fatto tariffato un compenso per una prestazione che o non è stata fatta, è stata fatta a zoppo. Dopodiché avevo il diritto di incamerare il compenso, l'ho incamerato, ma se poi anche deontologicamente mi sento di dire che ho fatto un buon lavoro, devo dire che non ho fatto un buon lavoro. Dopodiché, se devo attribuire la responsabilità di questo buon lavoro, devo dire, di questo non buon lavoro, devo dire che è causa di chi